Buona serata. Ciao. E allora buonasera a tutti. E di nuovo per questo secondo tempo di Inter-Lazio, finale di Coppa Italia 2021-22. Ricordiamo che il primo tempo è finito sullo 0-0. Una partita piuttosto guardinga da parte di tutti e due, sì, gli avversari, anche se la Lazio ha avuto qualche, forse sì, qualche occasione. La migliore occasione è stata quella, il tiro di Pedro su parata di Andanovic. Sì. Altri 15 minuti di gioco e poi vediamo un attimo se si va o no in caso di ulteriore pareggio ai tempi supplementari. E la Lazio adesso che avanza. Lazio, attenzione Lazio. Parata, parata. Inter. Altra occasione per la Lazio. Altra occasione Lazio. Posso darglielo? Altra occasione Lazio, ma... Punizione per l'Inter, in questo caso. Potevo non volerla. No, bene, vengo. La conosci bene. No, non c'erano i presupposti per non volerla. Capito, però aspetta un attimo. Che lei. Ed è l'Inter che va in attacco. No, e quindi la Lazio che riparte. Ci siamo proprio, ragazzo. Ragazzo, non ci siamo. Caro Lorenzo, la partita che ancora non si sblocca. No, diciamo che sono tutti e due molto attenti in difesa. Vediamo se lo prende. Il giocatore non è in fuorigioco. In questo momento le difese hanno la meglio sugli attacchi. No, no, non è fuorigioco. Non è fuorigioco. L'arbitro ha visto un tocco un po' delicato del giocatore avversario che non è concesso. Ma in ogni caso, se avesse segnato questa azione a Lazio, si andava al VAR, si vedeva. L'ha attaccato due volte. Sì. Dobbiamo stare molto attenti ai giocatori a non toccare i giocatori avversari. Il minimo tocco, il minimo spostamento causato è calcio di punizione. E quindi a questo punto riparte l'Inter. Presa, attenzione, adesso è l'Inter che può tirare e qui è un calcio di punizione in diretta. Stessa cosa che è successa nel primo tempo con la Lazio. Con la Lazio. Cioè, spieghiamo il regolamento. Laddove c'è un tiro che va sulla mano dell'avversario. Sì. L'arbitro, nel caso in cui non può tirare, è in diretta. No, sì, puoi fare come vuoi. No, non può fare, è in diretta. È in diretta. Allora. È in diretta. L'arbitro, se reputa che il fallo di mano è volontario, allora dal calcio di punizione diretto. Se reputa che è involontario, è calcio di punizione sempre in diretta, anche se fosse in area di rigore. E quindi adesso è l'Inter che tira col 7. Lo chiude. Ed è della Lazio. Lazio. Il tuo giocatore. Sì, quindi un tiro, quindi di Çalhanoğlu. Attenzione che la palla passa. Vediamo un attimo se ce la fa a prendere. Si è messo un po' male. No. Avanza l'Inter con il duo Barella Brozovic, passa indietro a Skriniar, un'altra volta verso presa, attenzione, quindi può tirare. No.
No, ottiene un fallo laterale. Fallo laterale. Era il numero 6, De Vrij, in questo caso. Ancora la partita non si sblocca. Vediamo adesso questo attacco. No, così no. Forte! Sì. No, qua è passato. Oh, no, è passata no, no, qua! Ma che sei svegliato? No, 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 è qua. Riguarda. Vabbè. No, se ricordate, ho tirato alto. Non è previsto il VAR. Non è previsto il VAR. Questa cosa no. Decide l'arbitro. Ok. Laterale. Basta, in questo caso non è previsto il VAR. No. È un fallo laterale, semplice fallo laterale. Tra l'altro è a favore della Lazio, quindi. Noi facciamo anche gli highlights della partita per i membri del club e quindi ci divertiremo dopo a vedere se... Oh, punizione diretta, questa è una punizione diretta, attenzione. Questa è una punizione diretta. Qui e può mettere la barriera. Che qui può mettere la barriera. Non so quanto è la distanza, questi sono lunghi, c'è stato solo maldestro. Di Marco che... maldestro, scusami. Da Di Marco, quindi adesso chi è, con chi batte Lazio? Con Esposito. Con Esposito. Con Ciro Esposito. Allora. Scusa, metti a 4 pure questo perché sennò rischio di prenderlo. Ci sta. Oh. Ma no, è dalla palla, oh, fermati, è dalla palla, via dal giocatore. E allora, vediamo un attimo Immobile contro Andanovic. Vai. Parata! Sa che è preso veramente. Non mi sei proprio alzato. No, vado di tre. Parata. 0-0 ancora. Ancora 0-0. Un minuto del secondo tempo. Occasionissima per la Lazio, sì. Una grande parata del Andano. Quindi sono due le parate di Andano. Non è la prima, obiettivamente. Vai. Questo è il VAR. È andata in gol, quindi rimessa dal fondo. Altra chicca di differenza, perché per poter segnare un gol la miniatura si deve trovare nella metà campo avversaria, quindi non è ammesso un tiro da lontanissimo, quindi questo è un calcio di punizione a favore dell'Inter, come ho visto nel calcio quindi non sa là, comunque guarda, se qua l'ho preso, esatto, è questo qua sta facendo. No, vabbè, non lo voleva, vabbè, dai, non avete io volevo continuare, cioè, dai, era indeciso, quindi l'arbitro ha segnato il calcio, era indeciso, l'arbitro ha segnato il calcio di punizione e basta, non ha dato il vantaggio, basta. Sui calci di punizione si può anche dare l'arbitro dà il vantaggio. E allora è l'Inter che riparte in attacco, ma vediamo che la difesa laziale è fortissima, però entra. E no, Lazio. Invece è la Lazio punizione per la Lazio, perché ha intercettato la palla in movimento prima che il giocatore si fermasse completamente. Sì, esatto. E allora vediamo un attimo. Passaggio perfetto, adesso ha l'imbarazzo della scelta, o con Pedro. Io! E si va al VAR. Io secondo me si va al VAR perché c'è un dubbio. Allora, attenzione, gioco fermo, si va al VAR. Ah, questo lo metto là, non lo tocco. Numero 23.
No, no, rivedi, scusa. Anche lui si è mosso, dove? Si è mosso da solo. Devi vedere se si muove. Certo, si è mosso. Se il giocatore si muove. Esattamente. Prima che la palla entrasse, perché io ho visto che non interessava qualcosa. Se il giocatore si muove. È difficile. Siamo in attesa della decisione del VAR. Sulla palla. Appunto, e quindi il punizione non può toccare. Cioè, se la palla fosse già entrata in gol, allora vabbè, dice, sei già entrata in gol. Vediamo. Se sono partito prima che a te ti toccasse. Vediamo. Se allora, l'arbitro e il VAR stanno analizzando la reazione. Loro stanno discutendo. No, dice così. Io se io parto, e poi comunque quando arriva la palla, in ogni caso ti tocca, io sono già partito. E quindi no, tu nel tiro il giocatore mio era vicino, nel giocatore mio tu hai fatto così, l'ho visto con molto abbastanza presente. La palla è vero, si è alzata, ma mentre alzava tu col dito poi hai toccato il giocatore mio. La palla non è toccato dopo, è vero. Ma pure con la palla, nel caso, ma dopo. Se no chiamavo. Cioè, aspetta un attimo. A me quello. Allora bisogna vedere se qua tocca, non tocca il giocatore dell'Inter, però, secondo me, quindi è questo. Gol. Quindi hai deciso che gol. Allora, gol. Numero 23 però. E allora l'arbitro Sergio, dopo 3 minuti di VAR, sì, decide che è gol. Antonio non gioca a calcio. Minuto 10. Dai. Quindi lo scusa. Ciro. No, 23 è il numero, ma non so. 17. No, io l'ho ripreso pure. 23? Sì, questo qua. E allora il 23 è Isai. Tanto comunque nella Coppa Italia non ci sta la classifica dei marcatori. Ma no? Dai. No, c'è la classifica, non c'è il premio. Non c'è il premio, vabbè. Grazie. Già, questa è un'altra ancora differenza. Nel calcio miniaturizzato abbiamo il premio per... Mia. Oh, è mia. Perché? Scusa, tu hai lasciato qua? No, e io ho fatto il marcamento. No, io ho fatto il marcamento. Ma... è la palla tua, era Antonio. Arbitro, devi decidere tu. È la palla tua, Antonio. No, sicurissimo. Sì, sicurissimo. C'è l'arbitro, ragazzi. C'è l'arbitro, giusto. Non vi... Hai lasciato lì? Decisione arbitro, non ho visto arbitro però. Ok, dai, Inter va avanti. L'Inter come il calcio reale, anche il VAR non tante volte non riesce non riesce a risolvere le cose. Sì. Ma attenzione che la Lazio va in questo caso l'arbitro qui. Va bene. Dov'è la punizione? Su questo. Ok. Punizione quando mancano. Quanto manca? 4 minuti. Poi 4 ci sarà un cospicuo recupero. 4 minuti. Almeno 2 minuti ci saranno di recupero. Non so se l'arbitro ha firmato il gioco. Ha firmato il cronometro? Certo. E allora non ci sarà, penso, 1 o 2 minuti. I minuti di recupero. Lazio che va in attacco. E nel frattempo che stiamo giocando possiamo dire una cosa. Che le miniature sono LV, ma sono entrambe originali degli anni della punizione. Entrambe sono originali subuteo degli anni 80, sì, degli anni 80, dall'85 a fine anni 80. Anche se molti giocatori in questo torneo hanno giocato con squadre che sono le riproduzioni delle Astro 2009.
e l'Inter, attenzione, no, quindi rimessa da dal fondo, no, rimessa dal fondo, rimessa dal fondo. Attenzione, quindi siamo Lazio 1 Inter 0. Quindi l'Inter deve assolutamente cercare di trovare il gol che almeno lo porterebbe ai tempi supplementari. Non lo disciate? Sì, sì, da qui lontano, ho visto. Una parola anche sul campo, Lorenzo. Il campo è un extreme pitch. Sì. Professionale. Attenzione, no, però cazzo, Guido, e dai, Madonna, è entrato, ma che fai? Ricordiamo che gli extreme pitch sono campi della extreme work. Normalmente servono la federazione italiana sport calcio tavolo. Sì. L'amico Claudio Dogali ce l'ha venduto anche a noi del club. Diciamo il nostro campo principale. Questo è il campo principale. Ma abbiamo anche campo centrale, campi in astro pitch e campo in panno anni 80 e panni anche primi anni 70 pure. Sì. Torniamo in partita, quindi è la Lazio che manovra a centrocampo. Il gol quindi è conseguito a Isai. Sì, il numero 23. Il numero 23 Isai, la Lazio. Ed è proprio Isai che va su questo pallone. Ed entra. Un ottimo. No. Liscio da parte di un giocatore laziale. No. Liscio, attenzione, ancora Isai. Ma ha fregato questo. Fuori. No. Scusa, che ne è da liscia la palla? Ma non puoi vedere il VAR. Non puoi vedere, no, ok, dai, non si può vedere. Vedeva la faccia loro. Per me è andata liscia. Sei tu l'arbitro, dici tu. Sì, però se tu mi fai così, poi mi fai il dubbio. No, io no. Allora, quanto manca? 30 secondi più un minuto. Quindi manca 30 secondi più un minuto. Punizione per la Lazio. Niente. Giocato male. Quindi gli ultimi minuti di questa gara intensa. Ormai. Manca poco. E allora siamo in extra time. Un minuto di recupero. Siamo nel minuto di recupero. Massimo a questo punto deve mettere in ghiaccio il risultato, cerca di perdere. Vedi. Perdere tempo, sono gli ultimi secondi. Cerca la bandierina. Può tirare? Sì. No. Lazio, sempre Lazio. Questo non sta. Può andare, non è fuori gioco, giù andare. No. Perché sta continuando. Niente. Mannaggia. E adesso quindi l'ultima azione per l'Inter. Attenzione. No, niente. Con questa. Diciamo che è stato tradito dai propri giocatori, possiamo dire. Sì, diciamo che non sono stati alla pochi secondi al termine di questo incontro sulle aspettative. E finisce qua la partita, finisce qui, signori. La Lazio si aggiudica la Coppa Italia 21-22 superando con un gol di Isai nel secondo tempo l'Inter di Guido Gambara. E quindi il campione è Antonio Di Silvio. E allora a dopo per la premiazione. A dopo per la premiazione. Lui male. No, non mi ci trovo questi.